nella sfida giocata a doppietta per lui con il Bologna all'esordio in questo campionato. Si parte dunque con il giropalla affidato subito alla Rotella dalla lunga distanza. Sì, velletario. Vediamo comunque che l'atteggiamento di entrambe le squadre è di cercare subito di fare un'azione offensiva, cioè di attaccare la porta. Attenzione, intanto la possibilità per il tocco dentro! Pedro! All'angolino chirurgico Pedro e trova il primo sigillo in maglia viola con l'imbucata perfetta per Pedro che non fallisce e porta in avanti la Fiorentina. Assist perfetto, Pedro lo stoppa benissimo la palla in diagonale, poi trafigge il portiere, molto preciso, palla sempre vicino al piede, rivediamo. Grande Coffi. Palla di Coffi, l'ho messo in porta. I tempi giusti, il portiere poteva fare ben poco, diagonale perfetto, è stato molto bravo ad angolare il tiro perché comunque il portiere era posizionato giusto. Sì, può ripartire sulla sinistra la Roma, in mezzo il tocco di Trasciani, sbaglia poi soprattutto la misura del passaggio dalla lunga distanza, la conclusione all'angolino e la firma è di Bobby Duncan, 2-0 Viola, la terza rete dell'ex Liverpool, gran gol di Bobby Duncan che trova l'angolo lontano con potenza e precisione, 2-0 Viola. Grande tiro di Duncan che nonostante la distanza non ci ha pensato due volte, ha calciato subito, è partito un tiro molto teso che ha sorpreso. Con Dorazio in mezzo a cercare Strela, allontana la difesa della Fiorentina, possibile ripartenza con Coffi, molto veloce, in tandem va con Duncan, si apre a destra anche Pierozzi, vola Nicolò Pierozzi in quella zona, il pallone è per lui, eccolo qui, arriva il tentativo morbido dentro l'area di rigore e il gol messo a segno da Edoardo Pierozzi che arrivava lì a rimorchio, morbidissimo il tocco di uno dei gemelli, abbraccia l'altro gemello, la firma è di Edoardo Pierozzi per il 3-0 Fiorentina che probabilmente chiude i giochi, micidiale ripartenza, qui Montiel mette in porta Edoardo Pierozzi, lo scavino, niente da fare per Cardinali, 3-0 Viola. Grande lucidità di Montiel che dà palla a Pierozzi sulla corsa. Sassuolo, rilancio intanto del portiere Viola, fischietto in bocca per l'arbitro che dice che può bastare, game over al Franchi, Fiorentina batte Roma 3-0, il commento telegrafico di Luca Castellazzi. Fiorentina molto